da molto tempo se ne parla, in parte compiuto. Mm-hmm. Per esempio la mia linea fu questa. Allora, come per i pentiti, i sovrintendenti che hanno prestato quadri poi sono avvicendati da altri, e quindi alla fine magari ce n'è uno più bravo che dice: ma quel quadro lì è importante, ridatemelo. Sì. E scrive alla Camera che gli risponde picche, finché non entrai di mezzo io. In queste due operazioni, la prima di dire a tutti i colleghi sovrintendenti: fate come dovrebbero fare i pentiti, chiedete tutto una volta sola, non un quadro in marzo, uno in ottobre, certo. Chiedete quanti ne avete fuori, ne avete 30, chiedete i 20 che vi interessano, poi non rompete più i coglioni. Certo. Allora, questi hanno fatto una richiesta e io gli ho restituiti tutti, prendendo in cambio dei dipinti di tipo risorgimentale, molto grandi e non esposti nei musei, che per la minore importanza dei loro autori e per la grandezza dei formati potevano andare bene per Montecitorio, possono essere esposti e visti dai visitatori, ma non sarebbero mai stati esposti nelle sedi naturali, per esempio a Capodimonte, dove invece poteva essere restituito in un dipinto di Luca Giordano o un dipinto di pittori, diciamo, che hanno una loro importanza più significativa della storia dell'arte. Poi, con Violante, quindi parliamo dell'epoca di Violante, iniziamo una campagna di acquisto di opere d'arte alla Biennale e alla Quadriennale, in una commissione che era costituita da Furio Colombo, che avevo scelto io, unica persona di possibile da mettere in una commissione, da Giancarlo Politi, che all'era mio amico che divenne mio nemico, e da Alfonso Panzetta, e con loro andammo a comprare acquisti a bassissimo prezzo alla Quadriennale di Roma, che sono tuttora esposti nei corridoi, negli ambienti di quelli antichi. I più costosi invece li ottenemmo con un'operazione sgarbiana molto sofisticata, cioè gli facevamo delle mostre tipo a Bergomi o a Margagliani o a pittori o artisti di maggiore quotazione, e gli chiedevamo in cambio di lasciare un'opera per la Camera dei Deputati. Così abbiamo ottenuto anche una ventina di opere lasciate in ostaggio dagli artisti. Quindi mi ricordo però che quando andammo alla Biennale, a tal punto era incasinata che Colombo, che era di sinistra, si rifiutò di fare qualunque acquisto perché gli sembrava tutte delle cacate. C'era, a un certo punto, in mezzo alla laguna c'era una panchina galleggiante e nessuno voleva credere che fosse un'opera d'arte. Sì. E la mancanza di pertinenza, diciamo, allo specifico, cioè quadro o scultura, di molte delle opere della Biennale ci indussero, all'epoca c'era Baratta che lo ha raccontato anche ridendoci, ma in particolare Colombo, a non acquistare niente perché era molto acquistare della ferraglia da esporre, mentre invece a Quadriennale, dove c'era una più tradizionale esposizione di dipinti e sculture, abbiamo acquistato a poco prezzo belle sculture e dipinti che sono alle pareti e negli ambienti. Certo. Questa fu l'operazione che io ho già condotto negli anni 90 e che per la Camera si può far dire che non c'è, salvo il quadro del Ferretti, nessun dipinto così importante che dovrebbe essere restituito. Al Senato invece, e anche nello studio del Presidente Schifani, che è molto più ricco di quanti significativi dello studio del Premier, che aveva appunto soltanto delle cose minori o copie, c'è per esempio un capolavoro di Bonifacio Repitati, che è un bellissimo pittore, che adesso esporremo alla mostra di Nitoretto che io curo alle Scuderie del Quirinale, che sarà aperta in febbraio, e altre opere di maestri, insomma, degni di interesse. Questo è un ministro dei beni culturali, avete ascoltato, no? Poi rapportatelo a Galan e tirate voi una riga di conto. Lei, mi piacerebbe sapere, di fatto, poi ho letto ieri una striscia di sotto Sky TG24, ma forse chissà quando arriveranno questi qua. Sì. Sono questi qua, sono già arrivati. Facciamoli aspettare ancora qualche minuto con noi. Facciamoli aspettare. Allora, cosa stavo dicendo? Sì, ho letto che Galan, tipico del suo temperamento di poveretto, per non dire niente di peggio, ha fatto delle nomine in extremis. Ha fatto nomine in estremis prima di lasciare, Chi ha nominato? Poi non ho capito chi, perché sul giornale non l'ho trovato. Guardi, adesso glielo diciamo subito, Galan. Vieni un attimo così. Sì, glieli leggo un attimo, allora immediatamente andiamo sul sito, perché altrimenti dovremmo sbagliare tutti i giorni. Dall'olio. Allora...
Allora, Galan ha nominato nella commissione ha nominato un posto nella commissione cinema a Marzullo e Dall'Olio. Ha fatto questo Galan, ma poi ha fatto anche dell'altro. Marzullo chi sarebbe? Marzullo è quello di praticamente il responsabile della cultura di Rai 1, per capirci, quello che fa Mezzanotte dintorni. Sì. Ma non è possibile, ma no, è possibile, sì, è una presa per il culo, non sì, beh, ma lo è, ma in realtà poi invece è stato un atto formale. No, stato... no, non ci credo. È così, lo riportiamo appunto. Ha nominato Marzullo, ma non sì, è che sì, cosa? Sì. No, ma non... sì, 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 e Dall'Olio, ah, no. E Dall'Olio, la signora Ferrara. Poi c'è Valerio Caprara, critico del Mattino, sì. Gianvito Casadonte, sì. Perché è uno degli altri... Ma cos'è, la commissione del cinema? Sì, la commissione del cinema, esattamente, sì. Poi Valeria Di Castro. Sì. Sì, sì, proprio. Ma come quelli... Valeria Di Castro, ma è una di Forza Italia, non è possibile. Sì. Quelli che le stiamo dicendo, sono no, quelli che no, le stiamo dicendo. Non ci credo. A meno che non sia uno scherzo, ma non credo che possa aver scherzato. Alessandro Voglino. Siamo al limite del comico, non è possibile. Alessandro Voglino, e questi sono quelli che riportano no, i giornali. No, non ci credo. Rosaria Marchese, ha capito. Dario Vigliano. Questi sono. Ha rifatto tutta la commissione di questi qui. Sì, con questi candidati e questi soggetti, sì, sì. Sono le nomine in zona Cesarini, quelle che lei ha visto nel serpentone di Sky ieri sera. Sì, ho letto che l'aveva fatto, ma non ho letto chi aveva... Sono loro, quelli che le stiamo elencando. Sono proprio loro. No, no, ma è uno scherzo. Lei dice una buttata? Ma non sono... Dal sito del Corriere, della Sera, io non credo che sia uno scherzo, perché il Corriere.it non è che pubblica una cosa. Vabbè, che... comunque voglio dire, l'avrà anche poveretti loro, ognuno di loro avrà avuto, ognuno di loro è rispettabile i suoi desideri. Per lui credo che sia l'atto finale, insomma, se una cosa come questa sì. Fa, speriamo. Adesso mi provvederò a chiedere a Berlusconi di dimenticare Galan. Mi sembra che sia una delle poche cose che potrebbe fare, esatto. Non è possibile aver messo io uno che se potrebbe aver detto Miracco, che era uno degli uomini più ignoranti del mondo, che io conosco da sempre, mio storico nemico, sì. Il quale era il suo consulente e gli ha fatto fare qualunque scelta sulla base della sua presunzione culturale. Ha diffuso in giro l'idea che la mia biennale fosse uno scandalo e una vergogna, e li ha combattuto contro di me fino all'ultimo, e tutto questo in una totale incapacità di capire, di conoscere, che è tipica del suo cervello, vabbè, lasciamo perdere. Comunque questo ha nominato mogli, amici e giornalisti, amici. Questo ha fatto. Non ha detto che siano amici, rispondono. Però poveretti loro, non ha fatto niente di male. No, certo, no, è il Galan che stiamo analizzando. Vabbè. Comunque poi avremo modo, il tutto è firma di Sergio Rizzo, l'articolo, quindi voglio dire, ha tutta la credibilità che la firma stessa porta seco. Comunque avremo modo anche di parlarne domani, professore. Grazie sempre a lei. Mi siete dimenticati di dire che io sto andando a Martina Franca. Ah no, e lo dice, ecco, sì. È uscito e ne hanno parlato in maniera molto affettuosa molti giornalisti in questi giorni, su tutti i giornali, il libro Piene di Grazia, che è un libro sulle donne, sulla loro bellezza, che è uscito oggi in libreria, sì. Verrà presentato questa sera a Martina Franca, Villa San Martino, dove mi sto recando. Ma noi ne abbiamo parlato ieri, certo, e ne riparleremo anche domani, sì, di Piene di Grazia. Già che ogni cittadino abbia possibilità di leggere questo delicato libro dedicato alla bellezza delle donne. Lo faremo domani, ne faremo tutti i giorni un memento. Poi andiamo anche sui giudizi dati sulla Nicole Binetti, la Gioconda. Avremo tanto di che parlare anche domani. Va bene. Un abbraccio forte. Ah no, giusto, perché tra l'altro sì. Mi dicono che è uscito un bell'articolo su... Bellissimo, oggi? Bellissimo, ma lo argomentiamo domani, No, perché no, io non l'ho ancora visto, ma mia sorella, è molto soddisfatta, mia sorella che è poi l'arbitro e il magister Ludi che si occupa della promozione di questo libro, quindi avendolo voluto lei, certamente. Che abbia il giusto riscontro, va bene. Va bene, un abbraccio grande a lei, al nostro Vittorio Sgarbi.